Cari amici, bella per tutti, ci siamo. Devo dire, mi sono gasato veramente, non a 1000, non a 2000, a 3000, guardando la puntata della notte scorsa di NXT, ovviamente, non in diretta, ma in differita, fino a pochi istanti fa. Puntate, che veramente stiamo arrivando all'apice di quello che sarà il nuovo takeover di NXT, denominato proprio. Ho letto stamani quando mi sono svegliato, anche perché non so chi di voi, ma io per esempio proprio da ieri pomeriggio ho avuto problemi di linea telefonica, quindi non ho potuto neanche vedere le ultime notizie WWE in generale dal wrestling. Comunque, TakeOver che è denominato Vengeance Day. Quindi Vengeance, per chi si ricorda e segue più o meno come me già da un bel po' di tempo la WWE, sa che è stato un pay-per-view che ha visto protagonisti comunque gli atleti anche del passato di Raw e SmackDown. Ma veniamo quindi ai risultati, alla recensione e poi alla card attuale di NXT TakeOver Vengeance Day di domenica 14 febbraio, e poi ricordiamo che domenica 21 ci sarà Elimination Chamber, insomma uno dopo l'altro, capito Sabino? Sugo be sugo. Bene, allora Dakota Kai e Raquel Gonzalez hanno battuto Casey Catanzaro e Kaden Carter nella semifinale del Dusty Rhodes al femminile, quindi se non mi sbaglio, dovrebbero essere giunte in finale Dakota Kai e Raquel Gonzalez. Austin Theory ha battuto Leon Ruff, ovviamente l'intrufolino di Johnny Gargano, che poi anche durante un'intervista se le sono date di santa ragione. Lui e Kushida, che poi si affronteranno per il titolo nordamericano NXT TakeOver Vengeance Day. Il legato del fantasma battute Lucha House Party, Gran Metalik, Lince Dorado. Ragazzi, non mi dite niente, ma come gusto mio preferito, scusate se ripeto la parola, ma sono appunto i miei preferiti per quanto riguarda i luchador della WWE. Insomma, mi piacciono veramente tantissimo. Edge, il grande ospite della puntata della notte scorsa di NXT, che spero che faccia vincere la guerra consueta il mercoledì sera degli ascolti tra NXT e Dynamite. Vedremo, vedremo. Quindi Edge che mette in guardia Finn Balor e Pete Dunne, come anche lo stesso. La stessa superstar vietata minor, la Rated Superstar Edge, aveva fatto con Drew McIntyre, ma non è finita qui, perché Edge lo vedremo anche domani a SmackDown, e chissà che magari non dica in definitiva che sceglie Roman Reigns per WrestleMania, staremo a vedere. Però sta di fatto che oltre a saper molto molto bene intrattenere sia il pubblico virtuale che quello di qualcuno che sta, se ovviamente con la mascherina, al Capitol Wrestling Center, che ragazzi Edge è davvero un grande, poi non mi ricordo se è già nella Hall of Famer, ma mi sa di sì, e se non lo fosse ancora sicuramente lo diventa. Allora, stavo dicendo, Edge che poi praticamente è stato anche messo a confronto, giusto per un minuto più o meno, da Karrion Kross, un Karrion Kross sembra che mette, che intima il suo, la persona che lui confronta, come anche la stessa Scarlett Bordeaux, che questa volta ha messo agli occhi al titolo Cruiserweight di Santos Escobar, un Santos Escobar che poi ha difeso con successo il titolo contro Curt Stallion ed è rimasto campione. Però è ovvio che
Uno come Karrion Kross all'epoca di Impact, Killer Kross, non è proprio da peso leggero, anzi, secondo me Karrion Kross è un peso molto molto pesante. Poi, match tra Tony Storm e Jessi è finito in bara onda perché poi è arrivata Yoshirai, che sarà protagonista insieme a Tony Storm e Martinez del match a 3 del takeover. Insomma, l'ambiente è caldo, caldissimo. Il takeover è dietro l'angolo. Secondo me sarà anche un discreto, anzi, un takeover molto, molto gradevole. Come sappiamo che i takeover non ci deludono quasi mai. E nell'incontro finale di puntata, Tommaso Ciampa, chiamato da me simpaticamente Zamba, Timothy Thatcher, hanno battuto Roderick Strong e Adam Cole, l'Undisputed Era, arrivando quindi alla semifinale del torneo al maschile di Dusty Rhodes. E a questo punto, quindi, come si dice, ecco, nata dal nulla questa coppia, Ciampa e Timothy Thatcher per l'infortunio da Adonis, e insomma potrebbe portare a un buon risultato. Poi bisogna vedere se questa coppia dura anche nel tempo, e staremo a vedere, capiremo meglio. Poi, ora veniamo quindi a decretare quella che è l'attuale card di NXT TakeOver Vengeance Day, ripetiamo, tra domenica 14 febbraio e lunedì 15 febbraio, ovviamente visibile per esempio da chi è abbonato in Italia al network sul WWE Network, se non mi sbaglio, dalla 1 del mattino. Quindi card che al momento vede per il titolo massimo di NXT Finn Balor contro Pete Dunne, che già ci dice tutto. Secondo me sarà un grandissimo match, anche perché Pete Dunne è stato per molto molto tempo campione di NXT UK, quindi chissà che non possa diventarlo anche di NXT, diciamo, il brand principale. Poi sfida per il titolo nordamericano Johnny Gargano contro Kushida. Anche questa è una sfida molto intrigante e interessante. Poi il match a 3 per il titolo femminile di NXT, Yoshirai contro Toni Storm contro Mercedes Martinez. Se non mi sbaglio, nei triple threat, nei match a 3 non ci sono squalifiche, quindi mi pare che si potrebbero utilizzare anche qualche oggetto contundente, se non mi ricordo male. Poi, ovviamente, le finali del Dusty Rhodes Tournament Tag Team Classic al maschile e al femminile. Quindi, diciamo, come nella più classica situazione, avremo anche per questo takeover 5 match. Anche se, comunque, se torniamo un po' indietro nel tempo, magari quando NXT veniva pre-registrato e non durava un'ora e mezza, barra un'ora e 40, ma durava un'oretta, diciamo, magari takeover. C'era anche tipo un match però ripreso dalle telecamere, però magari poi non pubblicato effettivamente, quindi magari allora ne erano 6, però 5 sempre di show principale. Quindi io vi rimando ovviamente ai tanti appuntamenti sul mio profilo Facebook Nicola De Lucia, la mia paginetta Deluxe Television. Qui il canale, vedete, ci sono tanti video. Domani, se ovviamente avrò tempo e modo per fare un video su Batch Break, appuntamento speciale dell'All Elite con Dynamite, una sorta appunto di puntata speciale. In attesa anche di quello che sarà lì in All Elite,
dopo tanti e tanti anni, quindi se non mi sbaglio, dopo 7 anni più o meno di inattività da ring di Sting, appunto il suo ritorno all'azione in quello che sarà lo street fight tra lui e Darby Allin contro Ricky Starks e l'altro compagno che ora non mi ricordo bene. Va bene, quindi noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento alle prossime trasmissioni, diciamo così. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!